a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giugrin in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, eccoci qua ritornati dopo che anche la volta scorsa sono successe un paio di cosette. Io sono ancora un pochettino interdetta. Sicuramente la situazione attuale è abbastanza interessante, però bisogna adesso vedere cosa succede ragazzi. Abbiamo appena iniziato il capitolo 9, che se non sbaglio è il penultimo di questo gioco, per cui probabilmente mancheranno questo episodio e un altro ragazzi per finire questa serie. Per cui senza perdere più tanto tempo ragazzi andiamo a giocare. Stiamo vestendo i panni di Dylan attualmente. Ci sei mai stata? Appunto inizia il capitolo 9. No. Ho visto il cartello venendo al campo. In mezzo al bosco, fantastico. Perché non seguire, tipo, la strada principale? Perché non è questa? Noi siamo qui, sul terreno degli Hackett. La strada è quasi a 2 chilometri di là. Scusa, com'è che io so tutto e tu invece no? No, sta zitto. Quindi dovremmo farci un'ora a piedi fino alla strada e poi almeno altre 3 o 4 ore per raggiungere... qualcosa? In che senso ha? Sì. Ah. Cos'è che cazzo stato? Andiamo avanti. Sì. Okay. Cioè lo devo... lo vogliono fare davvero? Ok. Beh... temo che dovrò abituarmici. Beh... cosa? Sarai un gran fico. Ti chiameremo... Cadillac Uncino. Ah... che bella, davvero molto di aiuto, grazie. Oddio, sinceramente non vorrei che fosse sconfortato, ma da lì, wow, ad essere fiducioso, vabbè. Cerchiamo di essere positivi. Wow, ha un che di unico. Beh, sarebbe particolare. Potrei sperimentare con le protesi. Esatto, ben detto. Hai pure una bella storia. Già, varrebbe la pena di raccontarla alla radio. Vedrai che tra qualche anno ci rideremo su. Tu, io, forse anche Ryan. Sicuro. Mi ci vorrà un po' per accettarlo, direi. Anche se effettivamente in quei momenti di crisi è stato lui a dire tagliala, tagliala. Però da un lato forse è meglio, perché così ha evitato di infettarsi pure lui. Però sì, mi ci vorrà un po' per accettarlo. Penso dovrò stare un po' da solo per accettare il nuovo Dylan. Forse... un bel po'. Il nuovo e migliore Dylan. Dylan 2.0. Cazzo, ora voglio essere Caitlin 2.0. Ehi, trovami qualcosa di affilato al deposito e avrai ciò che chiedi. Oh, ora è la tua chance. Ci siamo. Ci siamo a che? Oddio. Calma, è un sensore. Tutto ok. Almeno credo. Mo improvvisamente tutti i voli stanno a mettere gli spaventi. Dai, di qua. Ok. Yo-ho, beviamoci su. Yo-ho, yo-ho. Si è amputato una mano. Piano, ma... ah, ok. Siamo tornati alla casa della famiglia Hackett. Ti spacco la testa. C'ha un fucile in mano, tra l'altro. Vogliamo calmarci un secondo. Non puoi sparare al buio, cara. Oddio. Bello. Che faccio? No, non mi dite che devo scendere. Ecco fatto. A posto. Presa. Pagherai per la morte di Kaylee. Giù le cazzo di mani. Mo parte un colpo. Mo muore la vecchia. Fermatevi, basta! Cosa dicevo per dire? Che cazzo succede qui? Ecco, si è fatto beccare. Rispondi, rispondi. Cara, ti prego, rispondi, rispondi, rispondi. È morta. Piccolo Bobby. Mamma è morta. Tu... è
Basta. Basta proteggere gli altri. Travis. Dunque state tutti abbastanza fuori. E il fucile dov'è? Ok, se l'è data a gambe. Che cazzo è? Ma sta succedendo tutto adesso il delirio. E Travis che fa? Non fa nulla? Lo fa andare. Travis era lì. Ma che cazzo è successo? Cazzo. Oh mio Dio, raga. Cioè, io sono cioè, io ho detto mo muore la vecchia, ma non mi aspettavo che succedesse. Okay. Abbastanza stupita. No, non va bene. Beh, non direi. Potrebbe. Addio. Oddio. Questo, raga, questa cosa può essere un po' controversa. Perché estrarre, se nessuno ti può soccorrere, estrarre un qualcosa che ti sei infilato in corpo, magari in alcune occasioni può non essere la cosa giusta da fare. Ripeto, se non sei tipo in ospedale o non hai qualcuno che ti può aiutare. Perché magari così comunque non hai fuoriuscite di sangue di regola e non crei altri traumi comunque agli organi interni di regola. A meno che comunque già non ne hanno subiti e lui insomma gliel'ha infilato qua nel fianco, potrebbe anche aver raggiunto un polmone. Non so che fare, sinceramente, però so che fa male, ma penso che glielo lascerò, ragazzi, proprio per evitare magari poi di morire dissanguati. Quindi lasciamolo lì, spero di non fare una cavolata. No, resta dov'è. Anche perché toglierselo da soli proprio non è appunto facilissimo. Ok, siamo in game. Io veramente sono alquanto interdetta, ragazzi, ripeto. La morte, attenzione. Morte, la morte assume molte forme, indica cambiamento, transizione, trasformazione. Spesso interpreta come un faro di speranza, nel tuo caso indica solo morte. Evviva l'ottimismo e il profumo della vita! Stati nei tarocchi la morte comunque rappresenta appunto non una cosa tragica, ma appunto un punto di svolta, un cambiamento. Però nel nostro caso, a quanto ci dice questa descrizione, significa solo morte. Perfetto. Davvero fantastico. Ma perché adesso dovremmo girovagare tranquillamente in casa? Questo potrebbe essere forse un posto dove nascondersi, non lo so. Ma la situazione è abbastanza drammatica. A me mi fa ridere, raga, sempre comunque l'incredibile nonchalance che hanno loro. Cioè, come se fosse successo, non fosse successo niente in pratica. Proprio va in giro, vedete adesso lui va in giro proprio con una calma e una pace interiore ineguagliabile. Ok, cosa dice il foglio? Lettera di Kaylee. La lettera di confessione che Lee Hackett è indirizzata alla nonna. Ma perché non ce la fanno leggere? Cioè, non sappiamo cosa ci ha scritto. E la prende. Ok, una prova? Vabbè. D'accordo, però mi fa rodere il fatto che non possiamo leggerla. Chissà cosa appunto c'era scritto, ragazzi. Vabbè. Andiamo, Ryan. Te, appunto, come al solito, non te preoccupare assolutamente di niente. Cosa c'è qua sotto? Oddio, ma che è? Ma che schifo. Cos'era? Molto utile questo dettaglio, questo indizio. Davvero bellissimo. Va bene, possiamo andare? È chiusa. Sbirciamo un po'. Mm-hmm.
Io non posso aprirla, ovviamente no. Possiamo soltanto guardare come degli spioni dal buco della serratura. Va bene, va bene, va bene. Allora andrò all'altra porta. Dopo aver visto quella roba schifosa nel secchio, posso dire di essere soddisfatto, guarda. Andiamo via. È chiusa. Guardiamo pure da qui. Oh, questo sì potrebbe essere un problema. Nasconditi. Figurati se lui è ferito e tutto, può bloccare la porta contro quel bisonte nell'armadio. Forse è per questo che bisognava guardare l'armadio. Cazzo. Ma come fa a non guardare anche nell'armadio? Bravo, chiudi a chiave, eh? Fantastico. Trattieni, per carità, veramente, che questo già ci ha accoltellati tranquillamente. Sì, ma mi sfiato prima che venga a controllare qua, figurati. Non posso trattenerlo in eterno. Meno male, vedete ragazzi, se ci fossimo nascosti sotto il letto si sarebbe visto tale quale. No, mo muore. No, mi sentirà. Ok, era abbastanza lontano. Zitto, stai chiuso, che cazzo fai Ryan? Che fa? È in camera. Ma siamo folli? Che l'azione stealth più incredibile che io abbia mai visto. Passo. In effetti è vicino. Che culo. Ecco fatto. Che la porta fosse aperta, ma ci avrà sentito tale quali. Ecco infatti. Vabbè, cioè c'è sta le calcagna. Feriti e tutto, faresti sforzi. Ok. Almeno dovremmo avergli non bloccato. Non puoi nasconderti in casa mia, stronzo! Non sei, si dicono le parolacce, Bobby. Niente parolacce, Bobby. La mamma non ne sarebbe felice. Ok, cara Laura, ti sei messa in un gran casino. Minchia, c'è dentro casa, tra l'altro. Scappa. A sto punto delle cose, guarda, mi sa che conviene continuare a correre in qualche modo. Mi corri, per carità. Opla. Sì, oddio. Che fosse inciampata, per carità. A parte che, allora, sta casa è immensa, punto uno. Punto due, quelli comunque la casa la conoscono. Figuratevi se non ci beccano, raga. In qualsiasi posto ci possiamo nascondere. Cioè, sta cosa è terribile comunque. Essere inseguiti in una casa, secondo me. Cioè, poi che fai? Te nascondi aspettando magari che riescano a trovarti? Cioè, che famo? Oddio, che ansia di tutto. Siamo matti? Siamo matti proprio in capa? Fino a sto punto dovrei mettermi a suonare. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma perché anche solo lo chiede, ragazzi? Cioè, trofeo di caccia. Oh, no. Le spoglie del valore degli hacket nella caccia. Strano che non abbiano coperto i fori di proiettili e le ferite. Forse servono a ricordare che questi animali sono morti del tutto. Ma che cavolo vuol dire? Primo. Secondo, guarda caso, gli orsi. Che palle con sti orsi. Mi sembrava strano che non li avessero rinominati fino ad ora. Comunque, cioè, raga, ma vi sembra normale sta cosa qua? Suoni? Cioè, perché questa è in fuga da un branco di maniaci omicidi e lei si dovrebbe mettere a suonare? Perché? Cioè, ma sia anche solo una nota. Chi perché fermarsi a suonare? Cioè, col panico che c'è sta qua in giro. Ma, boh, a me mi sembra così assurdo tutto. Qua cosa abbiamo? Cosa c'è di interessante qui? Che cos'è? Pagato, cos'è? Una fattura di che? Non ho letto il biglietto. È comunque assurdo, raga, che pure sta cosa non ci fanno leggere i biglietti. Non... Che dice? Ah, mostra testo, ok, meno male.
Queste gabbie elettrificate dovrebbero essere in grado di contenere Chris, Caleb e Kaylee nei giorni di luna piena durante il periodo del campo. Vedete? Le usavano per loro. Comunque, ho richiesto la spedizione espressa per far recapitare prima dell'arrivo dei bambini. L'ultima cosa che voglio sono altre vittime. Quando il campo sarà terminato non ci sarà bisogno di rinchiuderli. Forse potranno aiutarci a trovare il lupo bianco. Potrebbero sentire il suo odore, chissà. Finché useremo il sangue non correremo pericoli. Sì, il lupo bianco. Che lupo bianco? Tra l'altro, questo? Cos'è? Albero genealogico degli Hackett, interessante. Famiglia Hackett da queste parti ha molto tempo radici profonde nel territorio. Questo l'avevamo più o meno capito, credo, dai tempi delle miniere. È la miniera. Benissimo, va bene, c'è altro che possiamo fare? Possiamo uscire e andare in quest'altra... Aspetta, sono un attimo persa, ragazzi, ho perso un attimo il senso dell'orientamento. Allora, dove mica sono arrivata io? Da qua? Oddio, vabbè, proviamo... Ah no, io sono arrivata da qua, che qua c'era il Comò, ok. Pensavo che qui ci fosse un'altra porta, invece avevo visto male, era di qua l'altra porta, perfetto, andiamo. E vediamo un pochettino. Il sole e la morte, ragazzi. Cosa ci dicono le sole? Vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Tu e le scelte, tu e le azioni. La tua stessa vita è in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Speriamo di riuscire a vederlo, più che altro. Qua c'è un quadro elettrico. E possiamo andare. Eccoti qui. Scappare è servito davvero a molto, visto che abbiamo continuato a casseggiare in casa a caso. Provaci, brutto stronzo. Va bene, forse non ho abbastanza argento per ucciderti, ma scommetto il cazzo che posso farti soffrire. È vero, lei è attualmente infetta, quindi non può morire così. Op! Però lei è forte adesso. Boom! È vero. Op! Ammazza che pizze, raga. Lei può ucciderlo a mani nude a sto punto. Attaccalo, attaccalo, visto che ci siamo. È ancora a terra. Lei è forte ora. Comunque col sangue dei lupi. Ma lo ammazza? Minchia miseria. Ho fatto fuori la mammina e il papino. Ma lei ormai è andata, regà. Bella che è andata. Porca vacca miseria, regà. Porca vacca miseria. Scappa, Jacob. Oh. No, fermo, 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 da, cazzo, da. Regà, porca miseria. Cioè, comunque è assurdo tutto ciò, secondo me. Cioè, queste morti sono troppo imprevedibili da un lato. Che la volta scorsa lei, ho detto, spara, ma non si era capito che lei stesse per sparare al cazzo di lupo. In questo caso, regà, attaccando il tizio, ma chi si aspettava che alla fine lei andasse a colpire il quadro elettrico e che quindi se ne andasse la luce Jacob sarebbe morto? Cioè, non sono prevedibili ste cose. In questo caso men che meno, ragazzi. Ma chi se l'aspettava che la luce gli dava fastidio e quindi decideva di colpire il quadro? È assurdo, secondo me. Io uso un'altra vita. Ripeto, avevo detto all'inizio... No. No. Per salvare Jacob tornerà al capitolo 8. Non posso farlo, ragazzi. Non posso farlo materialmente.
È tutto assurdo, secondo me, regà. Che c'è? Perché non la vede lì? Travis è sconvolto. Che significa? È lì. E lui me la vuole far pagare pure. Ma lei è immortale, tipo, adesso. Ciao ciao Jacob. Ciao ciao Jacob, così alla cazzo de cane. Va bene. Te la posso promettere. Regà, un massacro, va bene? Un massacro tutto ciò. Io sono senza parole, ragazzi, veramente. Cioè, secondo me è stato fatto un po' coi piedi questo. Questa questione qua. È stata fatta un po' coi piedi. Questo qua pure a breve. Tira le cuoia. Sono abbastanza, ripeto, senza parole, ragazzi. Sì, che mo non se l'aspetta che sei entrato là dietro, no, eh? Inaspettatissimo. Tratteniamo il respiro, per carità di Dio, di nuovo. Ripeto, inaspettatissimo che sia entrato là dentro. È sparito da un momento all'altro, lui ce l'aveva giusto davanti. Senti, Bobby, va a cercare mamma e papà. Ah no, mamma, scusa, no, papà non lo sai ancora. Ok, aspettiamo ancora un po' e via. Io, regà, cioè, da un lato non mi stupisco neanche più, perché sono, secondo me, cose fatte male che si ripetono. No, dai, non ci posso credere. Devi aiutarmi. Devo? Sì, giuro. Non lo dirò a nessuno. Eh no, la famiglia viene prima e non voglio problemi. Non so più che fa veramente, regà. Prego. Tu me l'hai rubato. Ma sei stato tu a infilarmelo. Laura. Ti hanno morsa. Prenditela, sì, con caro. Qualcuno della tua taglia. Travis. Oddio. Povero Bobby, se l'è fatta addosso. Laura. Laura. Calma. Calma. Il sangue lo salva, però. Se non sbaglio. Che cazzo ti è successo? Oh, beh, niente di eccezionale. Ah, Ryan! Oh, quanto è grave? Sta per morire pure lui? Dino, dai, ditemelo. Tanto ormai ho fatto un disastro dall'inizio alla fine. Ah, molto grave. Io cerco di risolvere tutta questa storia, più persone soffrono. Siamo nella stessa identica barca, cara. Prima Max, adesso tu. Cioè, regà, vedete che le cose sono assurde. Cioè, situazioni che ci hanno messo che non servono a un cazzo. Tipo il fatto che si sia nascosto nel muro, esce dall'altra parte. Riusciamo a non farci scoprire, esce dall'altra parte, il tizio entra tranquillamente nell'altra stanza. Cioè, ma che senso ha? Ma che senso ha? Vabbè, niente, continuiamo. Direi non è colpa tua. Boh, che cavolo ne so. Tu non c'entri. Non sarei dovuto venire. Avrei dovuto fermarti. Non puoi darmi ordini. Scusa. Sta morendo, pure lui. Perdiamo pure Ryan in questo esatto momento. Sto morendo. Hai perso molto sangue. Ma posso farcela, vero? Non lo so, caro. Temo proprio di no.
se vogliamo essere ottimisti come al solito. Aspetta. Forse, forse potresti. E come? Cosa? Se lo morde. Ryan, se lasci che io ti morda. Cosa? Se lasci che io ti morda, poi ti infetterai anche tu. E di conseguenza... La ferita morirà. Sì. Ma tu sarai anche... Sì, sì, lo so, il lupo cattivo. Già. Ryan, non ho molto tempo. Riesco bene a sentirlo che combatte per uscire. Se io ti mordo e tu guarisci, poi... Dovrò uccidere Chris. Non ucciderai Chris, ma un lupo mannaro. E sarà per salvarti la vita. E la mia. E quella di Max. Quindi e devono i tuoi comunque amici. Risalire sempre al primo che ha iniziato tutto questo. Farmi mordere... E uccidere perché io Chris, pensavo che per esempio lui avrebbe dovuto uccidere lei che l'ha morsa. Invece no, è proprio una cosa tipo... Praticamente, sì. Boh. Che risale sempre al primo State che ha iniziato tutto. Per ora. Lo facciamo oppure no? Boh, a sto punto ragazzi, se me fanno scegliere... Direi di sì, tanto ormai che cosa abbiamo più da perdere ragazzi, è stato un disastro, è stato un disastro, è morto anche Jacob, non l'abbiamo potuto salvare, da sto punto accetta, cioè, tanto ormai. Fallo. Ok. Assaggiami pure. Ma vale se lei non è un lupo mannaro? Cioè, trasformata perlomeno? No. Ormai siamo in ballo o balliamo, abbiamo deciso di sì. Dovresti iniziare a star meglio. Presto, credo. È un paradosso con un'infezione. Dobbiamo andare. Ci siamo. Il punto è che hanno tutti un tempo limitato. Pure lui adesso avrà un tempo limitato prima di trasformarsi. Quindi non lo so. E sto cazzo di Chris Hackett non si sa dove sta. Cioè, io veramente non posso immaginare come si evolverà tutta sta cosa, come andrà a finire. Non lo so ragazzi. Deposito dei rottami. Ok, siamo tornati da Dylan. Questi non buttano via nulla, eh? Allora, mi puoi dare un'idea di cosa stiamo cercando, nello specifico? Beh, sembra che a queste macchine abbiano già tolto tutto. Sono un mucchio di telai vuoti abbastanza inutili. Ok, quindi ci servono i... Ah sì, sono andato a cercare il pezzo. Sì, qualcosa di intatto. Bene. Benissimo, troviamo qualcosa di intatto. Vediamo un po' che cosa abbiamo qua intorno. Pare che qui avremmo un bel po' da fare, eh? Prova a fare più rumore. Ah, giusto. Cazzo. Trovato qualcosa? Ah, niente. Continua. Boh, chissà. Chissà, raga. Ok, continuiamo. Magari fra queste veramente non troveremo quello che ci serve. Quindi proviamo ad andare un po' più in là. Vediamo se c'è qualcosa di
Porca vacca, qualcosa è rimasto di decente, magari qua è coperto. Se qui c'è qualcosa di utile, anche se non credo, infatti qua non ci fa fare nulla. Qua invece che abbiamo? A che servirà? Ok, apriamo un'altra zona. Vuoi o non vuoi, il rumore lo facciamo lo stesso. Finiremo in un documentario? No, zitto, forza, andiamo. Va bene, andiamo pure da quest'altra parte. Io direi che l'istinto mi dice di passare direttamente qua sotto. E che cavolo, sto moscerino, vediamo un po'. Oddio. Okay. Oddio! Soreta. Scusa, mi hai preso un colpo. Su questo siamo d'accordo. Che fastidio. Siamo inseguiti letteralmente dai mostri e ti spaventi per questo? È stato un per colpo. Tutti e due. Mi può prendere un attimo un infartello, no? Ok, va bene. Dopo questo piccolo spavento, proviamo a salire di qua. Se queste scale ci stanno, un motivo ci sarà. Magari c'è qualcosa di utile qua sopra. Vediamo. Ammazza, quante cacchio di auto ci stanno qua. Incredibile. Manco qua qualcosa di utile. Di qua possiamo scendere, quindi scendiamo di qua. Oddio, minchia, ste luci mi stanno a mettere nervosa. Ogni volta mi deve pian un colpo. Non so dove andare a cercare, sinceramente, dove altro andare a cercare. Andiamo un po' di qua. È lunga la questione, eh? Come ha detto lui, si ha un bel po' da fare. Andiamo un po'. Allora, qua non possiamo andare, tra l'altro. Non si può passare da questa parte. Proviamo a salire di qua. Guarda. Ma tu guarda un po'. Giusto quello che ci serve, appeso a un enorme magnete. Fantastico. Allora, hai mai usato una gru prima d'ora? Tutti i giorni. A dire il vero, da piccolo, in sala giochi me la cavavo abbastanza bene con la macchina dell'artiglio. E mi chiamavano la mano amica. No, no, Oh, l'ho capita ora, bene. Senti, vedi se riesci ad abbassarla così guardo nel cofano. Guardami le spalle, magari. Lui non può usare il fucile, non ha una mano. Bene, ok, capito. Guardami le spalle, ok? Certo. Bene. Vediamo di riuscire a far funzionare sta roba. Molto poi bene. Chi lo sa come si fa. Direi che alcune mamme dovrebbero educare i figli a essere un filo più ordinati. Ok, vediamo che cosa abbiamo qui. Bene, non è troppo complicato. Certo, ma farà un casino. Che... Rieccoti, mano amica. Che cavolo stai facendo? Scusa. Oh, cazzo. Cioè, si è messo a premere bottoni a caso, a spostare bottoni Speriamo a caso, bene. Così. Cioè, ma non ha mica un par de palle. Ah, sa anche portarla giù. Vabbè. Ben fatto! Sì, ho scoperto un talento. Era ora! Che risate. Magari riusciamo a metterla in moto. Oh, super! Ci sono anche le chiavi? Che c'è? Oh, no. Oh, oh. Avvisa. Merda. Ma se si sono urlati fino all'attimo fa. Cosa? Sconditi!
Oddio. No, vabbè, non ci credo, si è appeso davvero. Leva il dannato licantropo dalla cazzo. Come faccio? Come faccio? Sfregati, cazzo! Come faccio? Qua potrebbe ovviamente essere in gioco la vita di Caitlin. Forse gli danno fastidio i rumori forti? Se sbatto l'auto se farà male pure lei? Solo che gli aveva dato fastidio tipo il suono, tipo ultrasuono, ragazzi. Cioè una roba proprio forte. Io non so se suonare il clacson serve a qualcosa, però vi giuro che ogni volta, ragazzi, c'ho il terrore di fare una scelta, va bene? Perché probabilmente, quasi sicuramente, quella sbagliata che farai ucciderà qualcuno. Non so il clacson quanto possa essere utile, quindi incrociamo le dita, sbatterò l'auto. Spero che Caitlin non si farà male. Reggiti! Mamma mia. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Mi posso incazzare, ragazzi, sì. Dov'era il lupo mannaro quando ho sbattuto l'auto, che hanno fatto vedere solo lei? Che stronza, arrugginita! Mi posso incazzare? Posso? Il punto è che non credo che questo l'abbia ucciso, ma vabbè. Cioè, sbatti l'auto per togliere il lupo mannaro, fanno vedere lei che cade. Il lupo mannaro era già lì, praticamente. Oddio, regà. Dylan, grazie. Mi hai salvato la vita. Strano. Letteralmente. Strano, oh, strano a dirsi, eh. Sono curioso di vedere chi sceglieranno. Che? Per interpretarmi. Nel film su come ho sfidato il pericolo. Non esagerare. Possiamo lasciar perdere le okay. Battutacce pessime, grazie. Dunque, qui finisce il nostro brillante piano di fuga. Ok, torniamo indietro. E quindi? Sei fuori. Meglio che restare qui fuori, dai. E quindi? Cioè, siamo venuti fin qui per trovare il pezzo per aggiustare il furgone e ce ne andiamo senza aver cercato un cazzo? Ragazzi, io rimango sempre più allibita, veramente, dall'inutilità di tante situazioni presenti in questo gioco. Io sono veramente senza parole, ragazzi. Non so cosa dire. Beh, ci metteranno un po' per entrare. Sì, sicuramente, guarda, solo con quel cosetto. Questo posto è enorme. Devo riposare un po'. Presto starai meglio. Fico. Io sto davvero bene, in realtà. Che cosa fai? Smettila. Cosa? Lo senti anche tu? No. Non importa. Cerchiamo un'altra strada per arrivare a Chris Hackett. O solo per andarcene, magari. Basta con le fughe e le pugnalate. Certo, è una via d'uscita. Bene. Ok, bene ma non benissimo. Che fai? Smetti la cosa? Cioè, pure certe frasi mi sembrano completamente inutili, ragazzi. Ok. Fa attenzione. Ok. Potrebbe crollare da un momento all'altro, che meraviglia. Oddio. È un lupo mannaro. Che cazzo succede? E non l'hanno visto. Da lì che sono entrati non l'hanno visto. Cos'era? Come, che cos'era? E Chris Hackett? Che abbiamo trovato Chris Hackett. E non l'avevano visto. Brutto bastardo.
Ecco fatto, chissà perché lo sapevo, me l'aspettavo. Me lo aspettavo. Ma tu guarda un po'. Bello il legno saltato in aria, tipo cartone animato. Oddio, sono appena di sotto con tutti gli altri. Che c'è? Che succede? Si sta trasformando pure lei? Un po' so cazzi amari, ragazzi. Boh, è la situazione della previsione che avevamo visto. Si sta trasformando. What the fuck? Spero fosse Chris di non aver sbagliato. Ah, lì c'è l'ora. Minchia, com'è stata veloce la... la ritrasformazione, ammazza. Ecco fatto. Però lui ovviamente si vendica, perché noi gli avevamo sparato. Ovvio. No, non possiamo, perché significherebbe tornare al capitolo. Cioè, ma vi rendete conto, regali, quanto è assurda pure questa cosa? Mo pensiamoci. Cioè, per salvare Laura dovremmo cambiare quella scelta che avevamo fatto e non spararli. Ma significherebbe tornare indietro tipo di quanto? 2-3 capitoli? Cioè, è assurda pure sta cosa, perché uno che fa, si rigioca tutto. Ma ovviamente no, ragazzi. Fatti sotto, stronzo, tanto ormai, regà, okay. Che se frega. Fatti avanti, brutto bastardo, sbirro, pezzo di merda. Non mi fai paura, forza. Mi sa che siamo in mezzo alla merda, ragazzi. Fermola. Basta. Tanto ormai, regà, abbiamo fatto 30, facciamo 31. A posto così. Eccolo qua. Ah, sono morta pure con Ryan. Ah, oddio, raga, fatemi ride veramente. Fatemi ride. Oddio, oddio, è tutto esilarante. È tutto così incredibilmente esilarante. No, non uso un cazzo, va bene. Questa run sarà così, perché questo gioco è uno dei giochi più assurdi e ridicoli che io abbia mai giocato, ragazzi. Quindi ce lo teniamo così come è venuto. È veramente assurdo. Tu hai avuto la tua occasione. La tua occasione di spazzare via quella famiglia. Ho fallito? Che cazzo dici? Vecchia di merda, cosa dici? La mamma è morta, il padre è morto, Travis è morto, Chris è morto. Che cazzo dici che ho fallito? Cosa dici? Solo perché ci manca Bobby. Ma vaffanculo, va. Oddio, raga, oddio, oddio, oddio. Non importa. C'è ancora tempo. Possiamo farcela come si deve. Il passato sì. È passato. Adesso diamo uno sguardo al futuro, d'accordo? Sì, certo, certo. Non vedo l'ora. Raccontami di nuovo le carte come già le ho lette. Morte. La morte assume molte forme. Indica cambiamento, transizione, trasformazione, spesso interpretata come un faro di speranza. Nel tuo caso indica... beh, indica solo morte. Infatti, infatti. Oddio, 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 simpaticissima. Il sole, la vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata.
tue le scelte, tue le azioni. La tua stessa vita è in bilico. Ma dai, aspetta, chi l'avrebbe mai? Trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Guarda, temo che a sto punto delle cose non lo vedrà nessuno il sorgere del sole. Mai fermarsi alle apparenze. Desideri che te lo mostri? Aspetta di vedere che cosa ho qui. Scegliamo ovviamente di vedere, ragazzi, tanto ormai. Sì, bene. Sì, lo so, ma lo so. Io posso indagare più approfonditamente su un solo possibile futuro. Lo sappiamo, cara signora. Quale sarà? Scegli. Ovviamente, ragazzi, per restare in tema, scegliamo la morte. Mamma mia. Il delirio. Ecco fatto, pure lei? Ah, è tanto per cambiare, ok. Un'ultima volta. Torna. Torna e falla finita. Tra l'altro devo ancora capire che ruolo ha questa vecchia, tra l'altro chi è. Quindi fantastico, credo che abbiamo finito il capitolo 9. È davvero nel migliore dei modi, direi. C'è stato un massacro di massa ineguagliabile. E qua inizia, credo, il capitolo 10, Malta e Mattoni, che appunto dovrebbe essere l'ultimo. E qui nel menu, ragazzi, ci fanno vedere proprio Max. Che dire, ragazzi, io sono sempre più senza parole, ma ovviamente non in maniera positiva. Sono sempre interdetta ed è, secondo me, tutto veramente assurdo. Cioè, le situazioni, tutto il resto appresso. È assurdo il fatto che ti dicano, no, guarda, puoi salvarlo, ma giustamente, siccome comunque alcune morti sono legate a scelte fatte molto tempo prima, no, te devi rigiocare tutti i capitoli, cioè, regà. Veramente tutto assurdo e ormai siamo alla fine, stiamo ballando, finiamo di ballare, avremo appunto l'ultimo episodio credo la prossima volta, vediamo il finale incredibile di questo incredibile gioco e penso che appunto anche una volta visto il finale potrò convenire sul fatto che questo sia uno dei giochi più assurdi e fatti col culo che io abbia mai visto. Cioè, non capisco davvero cosa abbia combinato la Supermassive dopo un capolavoro come Until Dawn, perché quello, ragazzi, era veramente un gran gioco. Io non so cosa pensare, ragazzi. Come al solito, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!